Disperso, smarrito, non si sapeva più niente di sto film, ma poi ritrovato nel 2003. Troppo tardi l'ho conosciuto, infatti. Nel 1940, regista Emanuele Caraccio, uno sfortunato regista. Perché sfortunato? Destinato a vita breve, catturato successivamente dai nazisti e fucilato qualche anno dopo per rappresaglia alle fosse ardetine di Roma, quindi non ha avuto il tempo nemmeno di vedere il suo film. Siamo nel 24 marzo del 1944, durante la rappresaglia delle fosse ardetine. Allora, questo film è tratto dal vivo di Nino Martoglio e prende il titolo, lo spunto, da una romanza di Nino Martoglio, nel finale da una romanza. C'è questa romanza che lui canterà durante questo film. Tenore si chiama Franco Lo Giudice di Paternò, come ho detto. Fra questi interpreti del film c'è anche un 21enne, Dino De Laurentiis, che ha 21 anni. Voi lo vedete, vi dico chi, quando vedete in questo film, è vestito da marinaio. E il marinaretto, questo è Dino De Laurentiis, che è al primo debutto cinematografico. Il nostro conterraneo paternese, Franco Lo Giudice, nacque nel 14 marzo 1893. Era fratello maggiore di un altro tenore, Silvio Costa Lo Giudice, di una voce morbida e carezzevole. Io personalmente l'ho conosciuto al Teatro Massimo, che lui cantò diverse volte. La voce fortemente drammatica era la figura del tenore lirico spinto. Il suo squillo, la sua plasticità nel fraseggio, il volume, dalla maschia forza del suono, si accoppiano a tante ricchezze di colori. È stato il tenore preferito da Riccardo Zandonai. Franco Lo Giudice di Paternò e Giuseppe Anselmi di Nicolosi. Ricordate voi la villa comunale di Nicolosi? Villa Anselmi. Il busto marmoreo di Giuseppe Anselmi, che è stato per tantissimi anni lì, a un certo punto lo imbrattavano, lo spaccavano, se lo portavano, finalmente la giunta comunale di Nicolosi ha deciso di lasciarlo nella sala consigliata. Così, chi lo vuole vedere, Giuseppe Anselmi, il busto è messo nella sala comunale di Nicolosi. E ottobre 1876 e morì in Liguria, a Zoagli, 27 maggio del 29. Giuseppe Anselmi è stato un fanciullo prodigio. A 13 anni si è esibito la prima volta a Nicolosi.
come violinista, come cantante e dopo alcune esperienze nell'operetta, fece il suo debutto a Patrasso in Grecia. Studiò col direttore Luigi Mancinelli fino al debutto al Politeama di Genova nel 1900 in Boemia, cui poi seguirono la Lucia, la Sonnambula. Dal 1901 iniziò la sua carriera al San Gallo di Napoli con le maschere di Mascagni, successivamente al Massimo di Palermo con la Lucia, Tosca, Rigoletto, Padre di Siviglia con Titta, Ruffo e Giuseppe De Luca, i migliori baritoni che c'erano allora. Nel 1902 canta a Lisbona e nel 1904 poi al Covent Garden di Londra, in Adriana Lepore, con la presenza dell'autore Francesco Cilea. Fra gli spettatori entusiasti chi c'era? C'era Francesco Paolo Tosti e Guglielmo Marconi, portò dei successi in tutta l'Europa, principalmente in Spagna, soprattutto, perché riuscì a pensare la Enrico Caruso, che era coevo e gli regalò tanta gloria, tanto che Anselmi lasciò il suo cuore, questo nel suo testamento, in eredità al Museo Teatrale di Madrid, accanto all'urna che racchiude la gola di Juan Gallardo, quindi un tenore spagnolo, accanto alla gola di Gallardo c'è anche il cuore di Anselmi. Vedete, cose che non succede, oggi non se ne parla proprio di queste. Sono in guardia, e la vita mi sono